Possiamo tracciare dopo 13 giornate un primo bilancio di questa stagione? Un Ascoli che ha raccolto 19 punti, 2 in meno rispetto all'anno scorso e sappiamo che stagione è stata quella scorsa. Lei è soddisfatto di quanto hanno raccolto i ragazzi finora? Certo, sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto finora, ma come sempre, anche se avessimo raccolto molti molti più punti, questo deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, perché tentiamo sempre e cerchiamo sempre di riuscirci a vincere su ogni campo, come dico sempre. Quindi il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, sappiamo che non sempre ci riusciremo, ma questo è il nostro obiettivo. Un'altra vittoria è stata quella del pubblico, 7.400 spettatori di media nelle gare al Del Duca e consideriamo anche 360 tifosi di media in trasferte, e di trasferte ce ne sono state anche lontane tipo Palermo, Venezia, Bari, Brescia. La passione del Picchio non conosce confini, anche nel post-Covid i nostri tifosi vi sono sempre vicini. Sì, come ricordavo prima in conferenza stampa, questo è il grande merito dell'Ascoli Calcio 1898, aver riportato una grande passione, perché la media di spettatori che abbiamo è la migliore di tanti tanti anni. Questo è un risultato eccezionale, un risultato che va a corroborare l'anima delle persone, che poi è quello che avvicina le persone a tifare, la passione. Quindi questo è un grande risultato che devo ascrivere a tutta la società, al pubblico e a tutti quanti. Lei aveva già parlato nel post Ascoli Frosinone, vuole commentare quelle che sono state le decisioni del giudice sportivo dopo una partita ricca di tensioni e ricca di episodi, tra virgolette, dubbi? No, abbiamo chiuso quel capitolo, l'abbiamo chiuso la sera stessa quel capitolo, perché tutte le nostre energie non devono essere disperse in episodi negativi, ancorché molto negativi, dobbiamo pensare solamente al futuro, quindi tutta la società, tutto il club e tutti i giocatori sono solo propensi a pensare ad andare appunto tra una decina di giorni e andare a prendere 3 punti.